ci raggiunge, lo so, lo volevamo accogliere con un bel brano. Giorgio Laporta, giornalista, esperto in questioni europee. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera a te Stefano, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Dunque, io vorrei sapere se sta cosa qua del New York Times, che per me è enorme, che fa causa a Ursula von der Leyen, ha avuto qualche eco a Bruxelles, nelle istituzioni europee, oppure dice... Guarda, qui a Bruxelles ancora nulla, perché oggi la sessione si tiene a Strasburgo, dunque di fatto Bruxelles oggi è ancora vuota. E si sta iniziando adesso la sessione. A me quello che spaventa, sinceramente, lo stava dicendo anche un po' ospite prima, è che se tu che era Dino Giarrusso, che se tu in questo momento apri la home page del Corriere della Sera, il più grande quotidiano italiano, non c'è traccia di questa notizia, come tre giorni fa non c'era nulla dell'arresto di Cozzolino. Allora, io proprio tre giorni fa ho fatto un paragone, è stato arrestato nello stesso giorno un europarlamentare socialista belga, e il principale quotidiano belga lo dava come prima notizia, è stato arrestato un eurodeputato socialista italiano, sul Corriere della Sera non c'è la traccia della notizia. Ragazzi, io sono preoccupato per il livello dell'informazione e sono preoccupato, consentimi, anche dei sistemi di controllo che ci sono all'interno del Parlamento europeo, perché questo Parlamento europeo ha un sistema che è assolutamente permeabile. Cioè, ci sono alcune persone che si sono fatte corrompere. Allora, se si sono fatte corrompere per il Qatar, io ho il dubbio che si siano fatte corrompere anche per tutte le altre cose. In via del tutto teorica, ecco, diciamo. In via del tutto teorica si possono... io sto un po' della teoria del... Non so se ti ricordi il Marchese di Grillo, certo, quando diceva: se sei ladro te, tuo padre e tuo nonno. Un po' quella la teoria della cosa. Ho paura che chi abbia preso dei soldi magari per una questione li possa aver presi anche per altre. Questa potrebbe essere... Se non ci fosse questa ipotesi, se non ci fosse questa ipotesi, no? E se secondo il New York Times, secondo il direttore del New York Times, secondo l'editore del New York Times, ragazzi, un quotidiano, per quanto importante e influente, che fa causa al governo dell'Europa, è una cosa enorme, è una cosa enorme. Allora, se secondo il New York Times Ursula von der Leyen e Albert Bourla si scambiavano messaggini con emoticon e cuoricini, io immagino che non avrebbero avuto alcun interesse a fare una denuncia penale, no? Che gli fregava, non gliene importava nulla, insomma. No, evidentemente c'è il sospetto, almeno da parte loro, un sospetto che probabilmente riuscirebbero a provare, perché altrimenti si ritrovano dalla parte del torto, che ci sia qualcos'altro, no? Ma io, Stefano, tutto questo domando: dove sono i grandi giornalisti italiani? Non ci sono, dove non sono ci i sono. I grandi giornalisti europei, noi abbiamo un ordine di giornalisti, se non sbaglio, con 55.000 iscritti. Dove sono i nostri giornalisti? Dov'è il Corriere della Sera, Repubblica, la No, Stampa? Non ne scrive nessuno. Dire la verità, la Repubblica ne scrive, però diciamo così, no, è in una delle pagine in te, cioè veramente uno tocca che lo va a trovare. Io lo, insomma, che ci fosse questa cosa l'ho scoperto, riconosciamo, l'ho scoperto dal fatto che Repubblica l'ha ripresa, ma l'ha ripresa in un titolo talmente basso che praticamente l'ho scoperto su Twitter, ecco, per dire, no? Perché era stato ripreso da qualcun altro. Quindi... Guarda, su Twitter oggi è stato leggermente in tendenza a fare per qualche ora, ma proprio per di passaggio, così, al volo. E la cosa è preoccupante. Se mi consenti, io ti dico anche un'altra cosa che a me preoccupa, sia del Qatar Gate, sia di queste questioni vaccini, eccetera, eccetera. Il sistema europeo, del Parlamento europeo, ha un vulnus pazzesco. La maggioranza si è scelta i controllori. È una cosa gravissima, noi abbiamo cercato in tutte le maniere di dirlo, ma tu immagina che il principale partito in Europa, la più grande delegazione europea, è il partito della Lega, che ha preso circa il 34%, e il gruppo politico della Lega è stato estromesso da ogni organismo di controllo. Dunque, i controllori, la maggioranza si è scelta i propri controllori, ha scelto chi potesse essere negli organismi di controllo del Bureau del Parlamento europeo e chi fosse escluso. E tu immagina, adesso hanno arrestato la vicepresidente socialista, il Parlamento europeo ha rivotato per sostituirla
e invece di mettere qualcuno che magari era di un organismo di controllo ed era dell'opposizione, hanno rimesso un socialista. È come se qui a vicepresidente della Camera Fontana decidesse che il PD non potesse entrare nell'organismo di controllo. È una cosa gravissima. In Italia non sarebbe mai possibile una cosa del genere. Noi abbiamo una maggioranza del Parlamento europeo che si sceglie chi possa o non possa controllare sul Parlamento europeo. Guarda, un vulnus pazzesco. Questo comunque fa abbastanza il paio, no, con la mancanza di controllo che ha portato a far sì che un acquisto strategico di decine di miliardi, del valore di decine di miliardi di euro, avvenisse senza alcun controllo e senza rendere conto a nessuno. Insomma, questo almeno, no, questo è sicuro, perché altrimenti poi che ci sia qualcosa di penalmente rilevante dietro, non lo so, lo scopriremo grazie al New York Times. Senti, ti do una notizia, la do anche ai nostri ascoltatori, diciamo come 31esimo titolo più o meno, la notizia appare anche sul Fatto Quotidiano, è così un po' sterilizzata. Il New York Times fa causa all'Europa sull'acquisto del vaccino Pfizer, virgolettato, non ha fornito le mail tra von der Leyen e l'azienda. Questo è strano, no? Che comunque un quotidiano così, diciamo, riconosciamolo, no? Diciamo, no, non è esattamente sul fronte del garantismo, no? Diciamo che è un po', sta dalla parte, diciamo così, ma giustamente è un punto di vista anche quello del giustizialismo, no? Cioè del fatto che si parte dal presupposto che chi sta nei ruoli di potere possa fregare quasi sempre e lo faccia. È strana questa mancanza di interesse per una roba così clamorosa, lo dico? È strana, francamente sì, mi lascia perplesso. Il problema è sempre questo, che qualsiasi dubbio si esprima nei confronti di Pfizer, di grandi industrie, eccetera, eccetera, automaticamente l'istante dopo si viene marchiati come Novax. Ma che c'entra? Ma mo il New York Times è Novax? Non il New York Times. No, per dire, quindi no, se questa iniziativa viene dal New York Times, è chiaro che non si tratta di una cosa vax o no vax, si tratta di una cosa di trasparente o non trasparente. Veramente, comunque, ridiamo la notizia: grazie all'iniziativa del New York Times, un dossier che era sul tavolo della presidente del Parlamento europeo Metsola, incredibile e incredibilmente ha ripreso vita. Giovedì 16 febbraio, lo scrive Huffington Post, citando fonti europee, il caso dei contatti tra von der Leyen e Burla finirà sul tavolo dei presidenti dei gruppi dell'Eurocamera. Vedi? È risorto questo dossier, vedi? Finalmente qualcuno fa del giornalismo. New York Times. Non dobbiamo finanziare determinati giornali qua in Italia che non fanno il loro lavoro. Se poi se New York Times si finanzia per cavoli suoi. Se i servizi li devono fare da New York, perché noi dobbiamo finanziare i giornali italiani? Questo è il problema. Veramente. Se poi il giornalismo e le inchieste li devono fare da oltreoceano, perché noi dobbiamo credibile. È incredibile, che non fa informazione, incredibile, ma che magari nasconde questa o quella notizia. Mi sono permesso di cambiare tutta la trasmissione, perché per me questa è la notizia del giorno. Ha fatto benissimo, perché è una notizia fondamentale ed è scandaloso che sulla stampa italiana non ci sia questa roba. È scandaloso. Grazie.